questo tuo anno televisivo? Allora, io rispondo abitualmente così. Di solito faccio un paio di programmi all'anno. Siccome quest'anno, alla vigilia, nel luglio dell'anno scorso, ho avuto un infartino e mi piacciono le sfide, ho deciso di reagire facendo 4 programmi e fondando questa accademia, per vedere se... So che il duello è impari, insomma, fra me e il destino e i problemi di salute, chi vince alla fine. Fabbricando scuole, dai un tuo... L'accademia è un progetto a lungo termine, cioè io penso, spero che se lavoriamo bene, questa è una iniziativa che possa consolidarsi e durare negli anni. Io mi auguro che fra 10, 15 anni, 20 anni questa accademia ci sarà. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto. Il motivo di soddisfazione è che gli iscritti a grande maggioranza, una cinquantina quest'anno, a grande maggioranza si dicono molto soddisfatti, quindi sono contento del fatto che loro abbiano trovato qui l'accoglienza che io volevo dare, e cioè proporre la realtà che poi eventualmente dovranno affrontare se non si ritireranno, se sono bravi, se sono tenaci, se avranno qualità, la realtà vera che dovranno affrontare cimentandosi nel giornalismo, nello spettacolo, in specificità televisiva e quant'altro. Un talento eccezionale, straordinario, il genio, lo puoi trovare dovunque, è questione di fortuna, di casualità, mentre invece c'è, io credo che nell'Accademia si siano rivelati parecchi talenti, diciamo, medio-alti, cioè che è diffusa, ci sono qualità diffuse. Io vengo giudicato abitualmente come direttore di giornali, come autore televisivo, ho fatto anche questo film, come regista, eccetera. Però l'unica qualità vera che mi attribuisco, che è anche stata confermata dai risultati, credo di essere un talent scout. Mi sento onorato, orgoglioso di aver assunto tanto tempo fa, a 20 anni, praticamente quando avevano i pantaloni corti o quasi, giornalisti che adesso sono ai vertici dell'editoria. Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, Massimo Donelli, direttore di Canale 5, il maggior inchiestista del Corriere della Sera, Gian Antonio Stella, il maggior critico gastronomico italiano, Edoardo Raspelli, che ho inventato letteralmente perché lui era un cronista di nera, lavativo, che bisognava licenziare, tutti ne volevano il licenziamento, a me era simpatico. E gli ho detto: guarda, io voglio fare nel mio giornale una critica gastronomica, che secondo me tu sei in grado di farla, e così è diventato il numero uno poi negli anni. E anche in televisione, sia come autore, sia adesso qui nell'Accademia, ho messo l'occhietto su persone che si fanno, si faranno. Sei nell'anima. Io avevo promesso di farli cimentare in qualche cosa, molti hanno collaborato alla mia domenica, altri adesso stanno collaborando col programma di Lorella Cuccarini su Sky, altri hanno collaborato a un recital col regista di Canale 5, il mio regista Maurizio Togliardi, a un recital di Elena Bonelli, poi altri ancora in cose di radio, eccetera. Io vedo l'Accademia soprattutto come un centro culturale. I corsi sono una parte più importante, però quello che immagino io e che vorrei che si riuscisse a fare, e non credo che sia difficilissimo fare, è che qui al Don Orione, nella nostra Accademia, Studio 254, oltre ai corsi, ci sia un via vai, se non quotidiano, almeno 2 o 3 volte alla settimana, di
aperture verso tutto un certo mondo editoriale e televisivo, in modo che i ragazzi dei corsi non siano astratti in una roccaforte, isolati, in una solitudine di teoria, ma pronti a scendere in campo su, a qualsiasi livello. Cesare, tornando a noi, quest'anno sono state tante le trasmissioni che ti hanno visto come capo progetto, ne voglio ricordare qualcuna, La Talpa, questa domenica, La Fattoria, è il grande successo di Sanremo, ma tra questi... Sanremo il capo progetto è Paolo Bonolis, come tutte le star, non consente che siano... Una volta era l'autore che sceglieva sempre e comunque, anche ad altissimo livello, che so, Walter Chiari, Raschel, i tempi, diciamo... Adesso invece l'autore, come nel caso di Bonolis, quando è una star, è lui che chiede agli autori se sono disponibili a collaborare con lui. Eccetera. Ti ho detto prima, io faccio di solito un paio di programmi, che fanno in cantiere erano quattro. I primi tre sono andati benissimo, la domenica con un budget bassissimo ha ottenuto risultati, diciamo, buoni, dignitosi. Positivi, insomma, è stata promossa. La Talpa ha avuto un risultato trionfale. Il Festival di Sanremo entrerà nella storia per come Bonolis è riuscito a miracolarlo, a risollevarlo, eccetera. Io avevo molte perplessità per fare La Fattoria. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno. Guarda, io anche per ragioni di età e anche per l'Accademia tenderò a fare di meno rispetto a quest'anno. Bonolis, che farà molto probabilmente programmi di puro intrattenimento tipo Ciao Darwin, eccetera, credo che ci prenderemo una pausa e lui collaborerà con autori più giovani e più specializzati nel varietà. E Paola Pere, che è la conduttrice che curo da... parecchi anni ormai, e con lei farò delle cose, sicuramente La Talpa. La domenica probabilmente ci saranno nuove ipotesi, poi vedremo. Quello che mi frega, anche per lenire il tuo dolore, è la curiosità, quindi se arriva qualche proposta veramente interessante, diciamo che farei molto volentieri, più che televisione, un altro film. Guarda, io ho il rapporto con questo film che può avere un padre con un figlio che immeritevolmente ha avuto un problema, è uscito per strada ed è stato travolto da un'automobile, eccetera. Il film è aspro, duro, difficile, sfiora o affronta temi importanti come eutanasia, coppie di fatto, mala sanità. E non è noioso e non è pesante, non vorrei essere io il primo a dire attenzione che qui vi annoiate, tutt'altro, fidatevi, però... Di fronte alla distribuzione, il fatto di non avere né nomi importanti tra gli attori né temi leggeri, insomma, è stato massacrato. Come trascorrerà la vacanza Cesare Lanza prima di ritornare poi a settembre nuovamente a fare compagnia a tutti gli italiani che non aspettano altro? Cito un'intervista di Christian Del Sicca, che quando parla del papà Vittorio diceva: chissà perché ogni anno il papà Vittorio diceva: ragazzi, dove andiamo in vacanza oggi? E citava 4-5 città: Monte Carlo, Sanremo, Saint-Vincent, Venezia, più o meno è la stessa cosa che succede a me. Città dove ci siano casino. E ora che già complimenti per il vostro lavoro. Nessuno se ne cura.